Insieme per la vita, giovedì 26 giugno, allo Stadio Palmintelli, nella giornata internazionale contro le droghe. Un messaggio forte e chiaro lanciato durante la partita di calcio fra operatori e ragazzi di Villa Ascione con una rappresentativa di amministratori comunali. Un momento all'insegna del sano agonismo. Quando ci è stata proposta l'iniziativa ci è sembrata una buona occasione per cominciare a parlare di sport partendo proprio dai valori sociali dello sport, perché in questa sede specifica i ragazzi di Terra Promessa stanno vivendo questa occasione sportiva per manifestare anche la loro volontà ulteriore di uscire da un percorso di dipendenza, però anche noi come amministrazione comunale ci sentiamo chiamati ad aderire a iniziative di questo genere, perché lo sport ha precipuamente una funzione sociale, educativa e serve a tutti noi per, come dire, vivere in simbiosi corpo e spirito. Quindi lo sport è il momento in cui ritorniamo a impossessarci delle nostre energie, però all'interno di regole e di comportamenti di solidarietà rispetto alla squadra che rappresentiamo e di giusto antagonismo rispetto a quella che stiamo contrastando in quel momento in campo. Ho detto poco prima durante la presentazione che in realtà tutti quanti noi siamo tutti un po' dipendenti da qualcosa. Chi vive una tossicodipendenza è evidentemente dentro un percorso ancora più grave, però tutte le strade che ci portano a riconquistare la nostra libertà, la nostra autonomia, il rispetto dei valori, il rispetto della comunità, sono tutte quante strade che dobbiamo intraprendere tutti, anche noi che ci sentiamo fuori da problemi di questo genere.